Lanciano che abbraccia la palla a nuoto con determinazione, entusiasmo, voglia di crescere, nel segno dello Sport Center Le Gemelle e della squadra che milita in promozione Serie D. Un primo anno più che sperimentale, nell'obiettivo di acquisire esperienze preziose e progettare un futuro interessante, coinvolgendo giovani atleti e tanti appassionati che domenica dopo domenica si avvicinano proprio alla palla a nuoto. Le Gemelle, sconfitta all'esordio a Teramo, battuta dal resto casalinga anche contro il Sulmona per 22-10, prossimo turno col Termoli, sempre nella struttura lancianese, ovvia la voglia di riscatto. I giovani atleti lancianesi dai 15 ai 20 anni crescono costantemente. Vittorio Colavito promette un gran bene sotto la guida di coach Matteo Costantino, ex atleta di livello. Il club ovviamente garantisce ogni dettaglio necessario. Il progetto, insomma, merita sostegno e fiducia. Il dirigente Franco Dintino. E domenica abbiamo avuto la prima partita in casa della promozione Serie D, dove giocano ragazzi dell'Under 17, ragazzi di Lanciano più grandi, e abbiamo qualche ragazzo che viene da fuori, chi da Vezzano, chi da Pescara, perché è un campionato comunque importante per la nostra regione. È il primo anno, un anno di prova, e ce la stiamo mettendo tutta. Domenica abbiamo avuto la seconda sconfitta, la prima all'Aquila con il Teramo, domenica col Sulmona, però abbiamo già iniziato a vedere una bella partita. C'era gente sugli spalti, e siete venuti voi, spero insomma che si possa continuare e possa essere un movimento in continua crescita, perché è uno sport sano. E quindi quando le sconfitte possono aiutare nell'ambito di un progetto a lungo termine ambizioso? È un progetto a lungo termine, perché stiamo investendo molto sui piccolini, sull'acqua gol, l'età intorno ai 9-10 anni. Adesso inizieremo un'attività presso le scuole per far capire quanto è bello questo sport, quanto è duro e faticoso. Però devo dire che insomma, i ragazzi che ne fanno parte sono anche belli da vedere, perché hanno dei fisici sicuramente di un certo interesse per le ragazze. Infatti è pieno di amiche, è veramente una cosa simpatica che sta venendo fuori.